pallone finisce in rete, si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Vai Lukaku, sono noi di portiere, il nostro Lukaku. Lukaku però ci ha deluso un po', eh. No, ma a me mi ha deluso assolutamente. Ed eccoci arrivati alla Champions League, prima partita del girone B. La presentazione della UEFA! Quanto figa sempre la presentazione! Ma perché questo è sull'acqua? No, non è sull'acqua, no, che figa! Hai proprio il colore di papà! Guarda! La schermata! Conferenza stampa! Guarda che bello! Thanks for joining us, guys. We'll take some questions now. Yeah, thank you. Crede di avere una rosa all'altezza per arrivare in finale di Champions League? Dobbiamo gestire l'aspettativa. Siamo un club ambizioso, raggiungere la finale deve essere il nostro obiettivo. È la vostra prima partita di Champions League. Riuscirete a iniziare con una vittoria? Dobbiamo rimanere concentrati. In partite come questa, spesso le tattiche lasciano il tempo che trovano. Si aspetta una partita vittoriosa oggi? Difficile a dirlo. I ragazzi ce la metteranno tutta, anche se a volte può non bastare. Grazie. Okay, we are out of time, unfortunately. So wrap up, but thank you everyone for coming. Goodbye. Quale tattica usiamo? Usiamo la tattica Lukaku Ronaldo? No, usiamo questa, la più forte. Ok, 3, 2, 1 e long. Via. Squadre che debuttano ufficialmente nella fase a gironi di questa UEFA Champions League. Allora, abbiamo Naigolan e Arturo. Servito d'élite. No, non era Arturo. Non capisco quelli sono i miei. Aspetta, allora. Che numero? Okay. Ottima era lettura difensiva. Allora, poi il 98 chi è, scusa? Ad aprire il campo in ampiezza. Attenzione perché è pericoloso. Dai, Hakimi. Prova a giocare sulle fasce. Vai, Ronaldo. Ronaldo. Attenzione a Cristiano. Ronaldo. Inter che prova a rendersi pericolosa con la circolazione. Vai, del pallone. Hakimi. Chi mi c'è la norma fare? Del vantaggio, attacca, vai, l'Inter. Il 17, il numero. Vai Messi, poi vai 7. Distinto il difensore. Gran palla, attenzione, in mezzo. Attenzione, pericolo per l'Inter. È libero, attenzione. Parata. Bravo il portiere a dire di no. Occhio a Naingolan. Vai Cristiano Ronaldo. Vai Messi. Una parata incredibile. Vai Messi, ce la puoi fare. Palla in out e dunque calcio d'angolo. 1-0 col gol di Ronaldo. Lancio lungo per Mbappé. Ha una grossa chance qui, attenzione. Messi? Non ci credo. Il portiere dice di no. Palla recuperata in zona vai d'attacco, Mbappé, attenzione. Vai Mbappé! Mbappé! E c'è la rete. Mbappé! Un gol che gli ripaga dei loro sforzi per recuperare la palla. Bravi. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. E dopo la fine della prima frazione, dunque 2-0, squadre che tornano negli spogliatoi. Che ne dice, mister, di entrare in campo con Lukaku? Ma non c'è Lukaku qui. Fai la sostituzione. La farò tra un po'. Allora, riprendiamo. Si riparte, gara valevole per la prima giornata di Champions. Dai, vai a giocare in campo, mister. Dai, mister. Se fanno un gol. Se fanno un gol in loro. Anche io sto guardando. Vogliamo il mister in campo. Palla che è uscita, ci sarà la touche. Dai, un po' di azione, mister. Ok, l'ho convinto. Difensiva. Entriamo nell'azione. Meno male che Vidal non l'abbiamo venduto, era titolare. Lo so. Pallone per De Ligt. Ma stiamo andando indietro. Skriniar. Insomma. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Attenzione. Stepanenko. Barella, si inceppa. Palla persa. Dai, vogliamo Lukaku in campo. Vogliamo Lukaku. Bayer che ha scelto di puntare forte su questo giocatore per rafforzare ulteriormente la rosa. Fai una sostituzione, i tifosi vogliono Lukaku. Un attimo, credo avrà c'è spazio per il cross. Mbappé. Allora, vediamo se è stanco Messi. No, è stanco Ronaldo. Però Ronaldo. Dai, vai con Lukaku al posto di Ronaldo. Diamo un po' di spettacolo per i tifosi dell'Inter, per il nostro popolo. Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Io sono l'imperatore. Questo è quasi un gol.
ha impedito una rete sicura all'attaccante. Era già pronto a esultare. Ah, quanto esulti! O sei arrabbiato? No, sono arrabbiato perché ha sbagliato. Obiettivo ora, vogliamo il gol di Lukaku. Il gol di Lukaku. Ok, ci proverò. Sì, dai, sarà facile perché Lukaku è in mezzo. Inter che spinge a caccia del gol. C'è spazio per andare. No, Messi era in fuori gioco. C'è fuori gioco di Leo Messi. Tyson cerca il secondo palo. Oh, no! E il pallone finisce in rete. Si è coordinato e ha calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Mamma mia! Il punteggio adesso è di 2-1. Lukaku, no, attenzione. È difficile se mi metti pressione. No, ok, non ti dico niente, mister. Gioca tranquillo, Alan gioca Patrick. Tranquillo. Poi questa squadra è forte. Consegnata agli avversari. Può metterla in mezzo. Ok, ho capito. Marlos. Prova a far partire il tiro. Portiere che blocca senza problemi. E i numeri parlano chiaro, Pier. Vado un po'. Devono darsi una parlato. Svegliata e spingere di più se vogliono Lukaku, creare vai presupposti. Avanti, Lukaku. Per vai Lukaku, sono avanti il portiere nostro Lukaku. Tira. Non è ancora finita. No! Palla ancora in gioco, pericolo. Ok. Attenzione a Messi. Ah, Lukaku. Questa è facile, Lukaku. Quella di qualche salto va bene così, va bene così, dai, va ha bene mostrato così. Tutto il proprio valore con una parata d'applausi. C'è il fuorigioco, c'è. Secondo l'arbitro e gli assistenti. Fuorigioco. Ci vuole il gol salvezza. Ci provo. Mancano pochi minuti alla fine, partita che può ancora regalarci molto. Un solo gol da recuperare per la squadra di casa, anche se il tempo non è dalla loro parte. Manca davvero poco. Dovranno farselo bastare, Pier. Chi è quello? De Ligt? No, era Barella. Sono gli ultimi istanti di gara, cercano il gol del pari. Salta l'uomo, attenzione. Difesa in difficoltà. Normale amministrazione questa per Handanovic. Arturo Vidal. Vai. Per il abbiamo compagno. Abbiamo Mbappé. Lukaku al centro. Passa. Vai. Una buona occasione. No. C'è dopo vicino. No. Stavi meglio al Paris Saint-Germain. No, io lo sapevo. Ancora 120 secondi alla fine. Non posso dirlo perché sono gli iscritti che cioè i fan, avanti a sé. Che tifano. Ha recuperato il Lukaku, pallone senza fallo. Poi si non il quarto si uomo segnala 2 minuti di recupero. Passano in contropiede. Non so se riesco. Lukaku. Buona qui la copertura della difesa. No, ma perché l'abbiamo preso? Stepanenko. Tifosi che chiedono un ultimo sforzo nel finale bene. Per raggiungere il pari. Era meglio Messi. L'arbitro mette fine all'incontro. Dai, si apre con una vittoria. Passata, l'abbiamo passata. Hanno rotto il ghiaccio nel miglior. L'abbiamo comunque vinta. E Lukaku però ci ha deluso un po', No, ma a me mi ha deluso assolutamente. Allora, vediamo. Il Real Madrid ha perso. Meno male, lo affronteremo forse. Quindi adesso affronteremo partite. Quello che ha vinto. Sì, ma sempre in inglese. Eravate nettamente favoriti, visto il livello degli avversari che era un po' scarso. La squadra Inter ha giocato bene come si aspettava? Assolutamente! L'importante era vincere. Complimenti ai ragazzi per come hanno giocato oggi! Siete riusciti a battere la squadra Shakhtar Donetsk? Anche se in certi momenti avete rischiato di pareggiare, però. Il punteggio palla chiaro. Per quanto mi riguarda, il risultato palla chiaro. Ok. Alan Patrick è stato tra i migliori in campo degli avversari. Quanto è stato difficile impedire agli attaccanti della squadra Shakhtar di segnare? Conosciamo i suoi punti deboli. That'll be all. Thank you. Thank you. Goodbye. Siete pronti per la mia canzone? E one, two, three. Lukaku, sei ritornato. Lukaku, sei ritornato. Lukaku, sei ritornato all'Inter. Ma t'ha fregato il posto, Messi. Te l'ha fregato bene, bene e ancora di più. Tu sei stato un botto di mesi.
al Paris e non dovevamo farlo. Ma era per Messi, che è più forte di te, senza offesa. Hai fatto schifo in questa partita, dovevi fare un gol, ma Messi l'ha fatto uno, ma tu no, forse era meglio non prenderti. Tu Messi è più forte di te, Messi è più forte di te, sa fare meglio i tiri di te, po, tu sai solo schivare ed evitare e deviare, anche se sei un attaccante e ti ho messo al posto di Ronaldo. Quindi cosa? Dico Messi, ma dovevamo dare un applauso a Ronaldo per il gol di testa. È stato più bravo, bravo di te Messi, Messi, ma anche Ronaldo, Ronaldo, ma anche Mbappé, 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 Pepe. Tu hai fatto un po' schifo in sta partita, ma so che puoi rimediare, sai, sai come farlo, lo sai solo tu, non io. Po, sai solo tu come fare, po, so, no, io ti vendo. Ancora, ancora, sono io ti vendo, po, sai farlo come tu, po, se fai schifo ancora nella prossima partita, io ti vendo, po, nella prossima partita devi comportarti più meglio, devi fare almeno un gol, tu, po, e adesso io ti posso lasciare andare, ciao!